fatto già? Ok. Sì, anche la mia, no? Anche questa? Ah, che due coglioni! Uno, due, tre! Ciao a tutti ragazzi, questo è il primo saluto da Eric e da tutto il suo team. Siamo tornati al Danger Zone, che purtroppo ora ha chiuso, ma ci culliamo nella nostalgia. E questo è un game di cui avete già visto un po' di tempo fa la giocata dalla prospettiva di Joe. Questa è dalla mia di prospettiva. E vedremo un po' come vanno le cose. Intanto diamo un'occhiata e regoliamo un po' l'hop up. C'era parecchio vento, il tempo era inclemente, non era certo il periodo estivo. E di conseguenza anche la precisione di BB sul lungo raggio era più o meno nulla. Saltiamo avanti, fischio d'inizio e comincia questo nostro deathmatch. È giusto così, che so che le avrei dovuti caricarmi. Ah, ecco, andiamo. Nota sul mio armamento. Sto giocando con un setup che mi piace parecchio, ovvero l'alternanza tra il mio G3 per lunghe distanze e un'arma corta per gli ingaggi più ravvicinati. Di solito utilizzo o la Spectre, come in questo caso, o l'MP5K. Mentre gli altri si prendono la zona sinistra, io inizio a dare un'occhiata nella zona centrale e vedo anche lo spiraglio per un movimento e prendo questa posizione abbastanza inusuale. Di solito non mi sposto in questa struttura perché sono al centro e il più delle volte è veramente una calamità per i BB, però stavolta decido di rischiare non avendo ancora visto i nostri avversari in zona. Purtroppo mi spiace per l'audio, ma era una delle prime volte che ero passato alla GoPro Hero 5 e avevo cambiato gli attacchi, quindi non erano ancora stabilissimi perché non avevo ancora capito e trovato bene il modo di sistemarli in maniera ottimale. In questa posizione, dicevamo, sono abbastanza bloccato e non posso avanzare. Quello che però posso fare da questa struttura è ingaggiare su due lati del campo contemporaneamente. Nell'autopus. Tengo io Kiraus. Questo, anche se mi rende difficile muovermi perché sono esposto da tutti e due i lati, mi permette di fare soppressione e tenere bloccate o il lato sinistro o quello destro a seconda delle necessità. E qui a Will va male. Va male anche a me perché con lui ho perso una replica che mi copriva e questa posizione inizia a scottarmi e diventarmi sempre più stretta. Mi apro in ferro. Così decido di provare a spostarmi. Come detto, per i movimenti e le zone un po' più di CQB, avevo la Spectre. Vado. Da qui sono decisamente più riparato e riesco a ingaggiare sull'autobus avendo parecchia protezione in più.
Sembra che ci sia anche uno spiraglio, quindi provo a vedere se riesco ad avanzare un pochino. Dimmi! Joe mi urla qualcosa, mi sta avvisando che la mia posizione è tremendamente scoperta perché qualcuno è riuscito a passare dal crinale e ho i miei bei problemi. Non posso più mantenermi là fuori, devo tornare al riparo, quindi faccio un minimo di copertura e mi lancio subito al riparo. Ed ecco lanciato l'assalto. Alla fine si conclude con l'eliminazione a vicenda. E mi raccomando, qua si conclude anche il video. Se volete vederne altri e non perdervi, non vi dimenticate di iscrivervi al canale e di venirci a trovare anche su Facebook e su Instagram se volete altri contenuti. Da Eric e tutto il suo team un salutone e ci vediamo alla prossima. Perché ho visto che hai alzato la mano, pensavo l'avessi sentito. No, tranquillo.